nonostante il risultato, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo disputato, secondo me, una buonissima partita, una buona prestazione. È chiaro che venire a giocare in casa dell'Arezzo, una squadra blasonata con giocatori molto importanti, è sempre difficile, soprattutto poi dopo la sconfitta amara di domenica scorsa. Invece i ragazzi hanno interpretato in modo giusto la gara e peccato aver perso sul calcio di rigore. Era meglio se segnava qualcuno su un'azione bella, perché di Arezzo comunque di azioni e occasioni ne ha avute, però è andata così e purtroppo torniamo un po' a casa con la mare in bocca, però sono ottimista perché la prestazione c'è stata. Ecco, le chiedo se dal campo magari si è accorto di un Arezzo che poteva avere anche qualche remora psicologica comunque dopo la sconfitta rocambolesca di una settimana fa. È chiaro, quando vinci 2-0 a 9 minuti alla fine e poi perdi 3-2, un po' di scorie rimangono, però poi i giocatori sono abituati a lasciare alle spalle quello che succede. Secondo me l'Arezzo ha fatto una buona partita, l'ha fatta anche la mia squadra buona partita, però alla fine il risultato purtroppo non ci ha permeato. Ecco, la differenza l'ha fatta soprattutto quel rigore alla fine del primo tempo, perché comunque eravate arrivati a quel punto senza aver rischiato poi tantissimo. Eh sì, ma peccato, perché al di là dell'episodio sono cose che noi paghiamo un po' di inesperienza, no? Della categoria, della giovane età, perché c'era da gestire meglio un fallo laterale dell'Arezzo che non abbiamo gestito, e è chiaro che poi in area arriva a 2000 all'ora l'avversario, ci sta che può accadere, non può accadere, quello sinceramente non dico niente dell'arbitro perché sono cose che non mi interessano, io guardo quello che potevamo fare noi. Era finito il primo tempo, per cui andavamo a riposo 0-0 e c'era comunque da parte della squadra consapevolezza che stava facendo bene, peccato perché poi il secondo tempo chiaramente in svantaggio cambia un po' tutto. Però la Arezzo non è riuscita a chiuderla e voi avete avuto quei 3 minuti, no? Approfittando anche di qualche disimpegno, forse la Arezzo non era tranquillo, 2 volte comunque siete andati al tiro, no? Con Salinas e poi la seconda conclusione che c'è stata subito dopo. Sì, infatti sapevamo che forse negli ultimi minuti poteva ritornare un po' il ricordo di domenica scorsa, ma noi siamo così, noi dobbiamo stare lì, dobbiamo attendere, dobbiamo difenderci bene e poi le occasioni capitano, ci sono capitate, purtroppo non abbiamo fatto gol, però ripeto, contento per l'ottima prestazione dei ragazzi.